Buongiorno e bentornati in un altro video in cui andiamo a scoprire un altro dei modelli moda essenziale. Oggi ho qui con me le nostre ballerine. Sì, finalmente è uscito anche un paio di scarpe quasi senza tacco. In realtà non è una ballerina proprio piatta, adesso ne parliamo. È stata una ricerca anche in questo caso abbastanza complessa, più che altro per trovare la forma adatta. È un periodo in cui ovviamente le ballerine vanno di moda, quindi se ne vedono un po' di tutti i tipi, ma sapete che io non voglio creare cose che siano di moda oggi e che poi possono risultare vecchie o viste e riviste tra un mese, due mesi, un anno. Quindi so che tante di voi forse rimarranno deluse perché si aspettavano un modello con il cinturino. Ho provato anche a orientarmi in quel settore. Alla fine mi sono resa conto che io per prima non ero soddisfatta da quel tipo di forma, perché si è vista tanto, si è vista veramente ovunque, quindi in tutti i tipi di negozio, ed è una forma che già personalmente sta iniziando a stancarmi, e lo dico avendo un paio di quelle scarpe, quindi lo dico anche contro me stessa. Però ecco, alla fine ho fatto una scelta diversa e ho preferito selezionare una forma più lineare, più pulita, resa un po' pazzarella dalla stampa, che è la famosa stampa che mi ha dato problemi tempo fa. Mi ha dato problemi perché mi hanno praticamente sbagliato la stampa ed era venuto un risultato che non era quello che io avevo selezionato. Quindi in questo caso c'è stata un'attesa ancora più lunga del previsto, perché ovviamente il pellame è stato rifatto da capo, quindi è stato praticamente sì, iniziato di nuovo, e la stampa è stata rifatta e anche la personalizzazione, che adesso vedremo, è stata rifatta da zero. Finalmente è arrivato il modello che io volevo, quello che io avevo in testa, che volevo proporvi per questa primavera estate, ma in realtà poi vedrete che è un modello che si porterà benissimo anche in autunno, e se portate questo tipo di scarpa anche in inverno, io lo faccio, si può portare anche in inverno. Direi che a questo punto è ora di aprire la magica scatola nera. Eccoci qui al momento della rivelazione delle nostre ballerine. Il modello si chiama Sabrina e l'ho dedicato a uno dei miei film preferiti, perché l'idea era quella proprio di immaginare il film oggi, e mi sono chiesta, potrebbero avere senso queste scarpe in quel film? Sì, perché sono comunque nella loro lievissima follia un pezzo classico, e quindi ho deciso proprio di dedicare al personaggio di Sabrina, interpretato da Audrey Hepburn, questa meravigliosa scarpina, che è stata proprio... Sì, è stato difficile averla così, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. L'importante è che sia appunto come doveva essere, ed eccola qua. Allora, che tipo di ballerina è? È una ballerina con la punta leggermente sfilata, non è una punta da Aladino lunga. Stanno tornando di moda, ma sappiamo benissimo ormai da queste parti che tutto ciò che è molto di tendenza ci interessa fino a un certo punto. Con una scollatura, io direi regolare, non è una di quelle scollature che mette in evidenza tutta l'attaccatura delle dita, tutto. Che è una forma che io comunque non amo, perché è limitata secondo me ad alcune forme del piede. Io non voglio assolutamente creare scarpe che siano così complicate da gestire, che possono non star bene. Tra l'altro su alcuni piedi proprio è una forma che risulta anche scomoda e dolorosa, quindi non da queste parti, lontano da me. Per il resto è assolutamente classica, quindi non ha cinturini, non ha laccetti, non ha nulla, e è meravigliosa, io la amo tantissimo. Ed è appunto realizzata con questa stampa maculata piccola, quindi un maculato piccolino, su fondo di camoscio beige chiaro, quindi non è il beige quello eccessivamente tendente al giallo ocra, ma è proprio chiarissimo. La stampa è ovviamente di colore nero, e la personalizzazione a cui accennavo all'inizio è questa polvere di stelle che è stata aggiunta sulla pelle, ed è una polvere platino, quindi lievemente dorata, che rende le scarpe ancora più uniche, perché chiaramente essendo una stampa e una personalizzazione fatte per noi, Non ci sono due scarpe uguali, in sostanza, non saranno mai identiche, non c'è la polvere di stelle uguale su nessuna coppia di scarpe, e questo le rende ancora più speciali. È una glitteratura, chiamiamola così, non invasiva, quindi non è un effetto super brillantinato da scarpa gioiello, è una scarpa che si porta benissimo, ma se la guardate proprio da vicino si intravedono questi giochini di luce che rendono tutto un po' più speciale. E è una scarpa bellissima secondo me, ha proprio anche la rifinitura sotto in nero, e anche il tacco è in nero. Il tacco misura 1,5 cm, che mi fa strano parlare di tacco, però si chiama comunque tacco, quindi non è una ballerina super piattissima, è fantastica ed è come tutte le nostre scarpe rivestita in vera pelle, ed è ovviamente insomma made in Italy, interamente made in Italy. Ha anche lei la sua suola in cuoio non abbuccato, quindi quel famoso cuoio pelosino, ed è un prodotto artigianale, quindi non c'è assolutamente differenza di qualità tra questa e la décolleté attacco 10. Richiedono lo stesso tipo di lavoro, in alcuni casi diverso, ma tutto ciò che viene fatto a mano, quindi il taglio della pelle, la stessa personalizzazione della pelle, sono esattamente le stesse. C'è questa leggenda che gira nel mondo delle calzature, che soprattutto in quelle low cost, che la ballerina debba costare meno di una décolleté perché richiede meno lavoro. Nel mondo artigianale è un concetto che non esiste, quindi in questo caso
ci sono stati visti, in realtà no, questa ha avuto bisogno di più tempo rispetto alle décolleté, proprio perché c'è stato qualche problemino tecnico, però in condizioni normali le stesse cure che si mettono per creare un tacco 10, un tacco 12, un tacco 15 vanno messe anche per creare una scarpa bassa, che non è né più facile né più rapida da realizzare, soprattutto quando si lavora come lavorano i nostri artigiani. Anche per le ballerine vale quanto ho già detto anche sulle décolleté, hanno una calzata assolutamente regolare, quindi in questo caso io porto abitualmente la mia solita taglia, quindi il 38. Anche in questo caso, come per le décolleté, in caso di mezza taglia, io non consiglio di prendere la mezza in meno. A meno che non si abbia un piede proprio magrissimo, magrissimo, che rischia di perderle. Però io consiglio sempre, e l'ho sempre fatto anche altrove, lo sapete se mi seguite da un po' di tempo, di prendere la mezza taglia in più e in caso di risolvere con una soletta. Perché con il caldo una scarpa stretta e corta diventa una tortura. E io non voglio assolutamente ricevere maledizioni da nessuno. Quindi se avete il dubbio, sempre meglio la mezza in più che la mezza in meno. Si risolve con una soletta, da quelle proprio in gel a quelle che può fissare anche il calzolaio, rendendole appunto fisse nella scarpa. Ma non prendete la mezza in meno, perché altrimenti rischiate veramente di soffrire, di non riuscire a portarle. È un peccato, perché sono fatte per uscire di casa, come tutti i prodotti moda essenziale. Come si abbina? Si abbina a tutto, si abbina dal, vabbè, dai look più semplici, tipo quello che ho io oggi, quindi jeans, magliettina nera, stanno benissimo perché aggiungono un tocco un po' più pazzerello. Si abbinano benissimo al rosso, l'ho provato con la mia famosa gonna plissettata rossa, stanno benissimo con il fucsia, con il verde smeraldo, con i toni pastello. È vero che sono scarpe che si fanno notare, ma non sono così difficili da gestire come magari potrebbero risultare altre fantasie, quindi magari un quadrettato può risultare un po' più impegnativo. Hanno colori neutri, quindi veramente stanno bene con tutto, dai look neutri, ma anche con quelli un po' più colorati, a seconda poi del gusto di chi ovviamente le indossa. E io non conto di non indossare altro per i prossimi X mesi. Le amo tantissimo, le amo ancora di più perché so quanto è stato difficile arrivare a questa forma, e anche in questo caso più le cose sono semplici, più richiedono lavoro e cura nel dettaglio, perché veramente quando una cosa è molto semplice ci si aspetta che sia poi anche perfetta, e sì, lo sono. Anche le ballerine quindi sono state realizzate allo stesso modo delle décolleté, il rivestimento interno è sempre in pelle beige, esattamente come le décolleté colorate, e sono ovviamente anche loro 100% made in Italy, fatte nelle Marche. Questa è una cosa che ogni tanto vi ricordo, perché mi rendo anche conto che magari arriva qualcuno che non lo sa, il nostro calzaturificio è nelle Marche, nella zona di Fermo. Sono già in vendita su Moda Essenziale, spero davvero che vi piacciono, e come sempre se avete dubbi su idee di abbinamento, avete bisogno magari di essere assistiti durante la fase di acquisto, scelta taglia, quale prendo, quale non prendo, potete scrivere o qui sotto, o se volete proprio una risposta, non dico immediata ma quasi, al nostro numero WhatsApp o all'indirizzo mail. Trovate tutto ovviamente nel sito modaessenziale.com, ma anche nell'info box. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!